Buongiorno, sono con Corrado Ocone, filosofo e saggista. Buongiorno Corrado. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per aver accettato questa mia intervista e come dico sempre ai miei intervistati, io lascio la libertà di parlare e di esprimere il proprio pensiero. E, ti faccio una domanda, parlami della filosofia, tu come filosofo e delle tue idee filosofiche, sei uno studioso di Benedetto Croce e del suo pensiero. Ecco, a te la parola. Sì, allora. In effetti io mi sono, ho sostanzialmente tre personalità, ma sicuramente quella filosofica è quella predominante, cioè sono abbastanza eclettico, diciamo. I miei interessi sono la filosofia, insomma, ho scritto diversi libri di filosofia, però scrivo anche da sempre sui giornali, quindi anche un'intensa attività pubblicista. E poi la terza mia anima è che sono un appassionato della politica, quindi o in maniera diretta o spesso indiretta sono insomma sempre vicino, cerco di impegnarmi anche politicamente. E sicuramente quella filosofica è l'anima principale, insomma mi sono laureato in filosofia, da sempre mi sono occupato di filosofia. Ho collaborato a cattedre universitarie, ho scritto libri con filosofi affermati, li ho conosciuti, abbiamo fatto eventi insieme, insomma, quindi, poiché il filosofo da una parte è una persona che per fare filosofia deve di necessità avere una immagine un po' del tutto, quindi non è uno specialista in senso tecnico, forse in genere l'umanista, però il filosofo sicuramente, il filosofo non può occuparsi di una cosa soltanto, o meglio, si può occupare di una cosa soltanto, ma deve avere una visione sul tutto, perché lo esige proprio la disciplina questo. E quindi io mi occupo principalmente di alcuni aspetti o autori della filosofia, ma questo non significa che non li inserisca in un contesto che ha presente tutta la storia della filosofia, che fa riferimento costante ad altri autori, insomma, a tutti i classici della filosofia. I miei temi di interesse sono sostanzialmente due. Il neoidealismo italiano, quindi il pensiero di Croce soprattutto, ma anche quello di Gentile e dei tanti loro allievi, da De Ruggiero a Calogero, eccetera, eccetera, allievi fra virgolette, diciamo così. E poi mi interessa di liberalismo, ma inteso appunto in un senso filosofico e non politico, e non strettamente politologico. Qual è la differenza dall'occuparsi di liberalismo in senso filosofico e dall'occuparsi in senso politologico? Chi se ne occupa in senso politologico del liberalismo cerca di dare delle definizioni di cosa è liberale, quindi si occupa dei problemi e quanto lo Stato debba intervenire, quanto l'individuo debba essere libero, tutte cose che ovviamente fondamentali, importanti, che insomma, però affrontare il tema da un punto di vista filosofico significa in qualche modo andare un po' più a fondo, cioè chiedersi perché la libertà è importante, qual è il ruolo della libertà nella vita umana, nella condizione umana, qual è perché l'uomo non può rinunciare alla libertà. Quindi a me interessano un po' problemi di questo tipo. Quindi, per fare un esempio, a me piuttosto che studiare Sartori, interessa studiare Locke, pure che so, piuttosto che studiare Bobbio, anche se poi Bobbio l'ho studiato, interessa studiare Tocqueville. Quindi, insomma, a chi ha posto il problema della libertà in un'ottica più vasta.
E questo per quanto riguarda l'ambito dello studio. E poi c'è l'ambito politico. L'ambito politico, e questo credo che sia stato il più grosso insegnamento che mi ha dato la filosofia crociana, l'ambito politico va affrontato in maniera un po' diversa da come lo affronta lo studioso, cioè va affrontato con quella metodologia che si chiama il realismo politico. Perché le idee, anche le più belle, corrette, eccetera, devono misurarsi in un campo di rapporti di forza, devono innestarsi in un orizzonte dove ci sono persone che la pensano diversamente, ci sono oppure dove ci sono persone che hanno altre aspirazioni, e quindi la politica in qualche modo presuppone che sia fatta con realismo, cioè si deve sempre valutare in politica quando delle proprie idee può realizzarsi, come fare per realizzarle, come fare e stare attenti a neutralizzare chi potrebbe avversarle, eccetera, eccetera. Quindi io non ho mai amato molto, come posso dire, i politologi, insomma, non me ne abbia male l'intervistatrice, i sociologi, eccetera, perché cioè queste persone, cioè sono tutte discipline queste che sono nate in qualche modo dal tronco positivista, ed essendo nate dal tronco positivista sostanzialmente coltivano l'illusione di poter dare consigli e ricette ai politici. Il politico che ha fatto la gavetta politica, quindi il politico non improvvisato, lo dico con una battuta che spero non sia censurata, non il politico alla 5 stelle, cioè il politico che diciamo abbia fatto politica, sa che in politica le ricette, i consigli dei politologi valgono molto molto poco, perché la politica si fa quotidianamente e si fa quotidianamente a confronto con gli interessi, a volte materiali, a volte irrazionali degli altri. E se non si tiene conto di questi interessi degli altri, si rischia di non realizzare nemmeno le proprie idee. Quindi il problema qual è? Il problema è che io, essendo appassionato di politica, ho deciso in qualche modo di scindere completamente i due aspetti della mia vita, e poi di scissione non si tratta, perché la personalità di una persona è una sola. Cioè, quando faccio politica uso i mezzi e gli strumenti che deve usare un politico e che non gli può insegnare un filosofo. Quando faccio filosofia mi pongo i problemi che solo un filosofo può porsi. E quindi questo è un po' un insegnamento crociano, sia per la questione del realismo politico, sia anche per la questione della distinzione. Croce, come sappiamo, a volte viene addirittura banalizzata questa cosa, è il filosofo dei distinti, cioè il filosofo che distingue le attività umane e appunto dice che ognuna va giudicata secondo iuxta propria principia, cioè secondo le proprie caratteristiche specifiche. E la terza attività è quella giornalistica. Quella giornalistica è un'attività molto particolare, perché soprattutto il giornalismo come me, che si occupa, il giornalista come me, che si occupa soprattutto di cose culturali, fa recensioni, ho fatto sempre questo. Ora scrivo anche di politica, ma da pochi anni, tutto sommato, diciamo, mentre sin da giovane ho fatto soprattutto il giornalista culturale. Ecco, il giornalista culturale è un mestiere abbastanza difficile, perché bisogna tener presente, soprattutto se come ho fatto io si scrive, e come faccio io si scrive su quotidiani nazionali, che ci si rivolge ad un pubblico ampio, colto, ma con in senso generale, non specializzato nelle cose che si vanno a dire, ma nello stesso tempo non si deve dire sciocchezze, ovvietà, banalità.
Quindi bisogna tenersi un po', come posso dire, ben stretti fra questi due vincoli. Parlare in modo da farsi capire tendenzialmente da tutti, dire cose che anche un esperto di quello di cui si sta parlando può giudicare attendibili. Ti posso fare una Sì, domanda? per... Perché nel frattempo me ne sono venute in testa tante domande, però era un peccato interromperti. Io Però sto volevo. improvvisando, non ho preparato niente perché credo che la spontaneità sia poi la cosa migliore in Ma questo. pure io, guardi, io ho interviste, di solito cerco di intervistare persone che già conosco, persone con le quali a me piacerebbe avere un dialogo. E allora cioè, dico, facciamo un dialogo davanti al computer via Skype e poi lo rendiamo anche pubblico mettendolo su YouTube. E tu hai scritto libri sulla cultura liberale e tanta gente, infatti tu adesso ne hai parlato anche ampiamente. E molto spesso il pensiero liberale non si riesce a catalogare, un po' come un anarchico, che tu lo trovi di qua e di là. Per cui è un pensiero che, diciamo, i poteri forti non riescono in qualche modo a circoscrivere, no? Perché sfugge, non riesci a controllarlo. E per cui essere un liberale in politica oggi è un po' particolare, perché non hai, Ma diciamo, guarda, i punti di vista né destra né sinistra, è un po', no, ma come dire, non ti si può in qualche modo mettere in una nicchia e dire che questo è il pensiero è così, oppure destra, sinistra, c'è cioè questi valori, ma sono comunque dei valori diversi da quelle che è il politically correct, quelle che so che è la politica attualmente. ti dico subito come imposto io il problema. Allora, fra l'altro, proprio adesso stavo scrivendo un articolo dove appunto dicevo che Nordio è un ministro che dispiace alla sinistra, dispiace ai magistrati, ma in fondo forse dispiace pure a qualcuno di destra, ma semplicemente perché è un liberale. Infatti, Perché, e quindi è difficilmente, come posso dire, non lo si può rendere organico a una parte politica del tutto. No, il problema io lo pongo in questo modo che ora ti dico. Allora, il liberalismo non può essere definito in astratto, perché nel momento in cui lo si definisce in astratto, diventa una dottrina come le altre. Quindi essere socialisti piuttosto che comunisti, piuttosto che altre cose ancora, diventa una scelta personale, di gusto, di opinione. Se il liberale ha la presunzione, fra virgolette, di porsi su un terreno più alto, eccetera, eccetera, deve rendersi conto che non può dire in astratto che cosa sia il liberalismo. Il liberalismo è qualcosa che si pratica più che si teorizza. Io anzi sono arrivato a dire una cosa che può sembrare paradossale, che non esiste il liberalismo, ma la lotta per la libertà, una lotta continua e storica. Quindi perché appunto la libertà, quello che è libertà in un dato momento storico, può non esserlo in un altro. In qualche modo, pure la storia del politicamente corretto è un po' questa, perché quando nacque negli anni 60 le prime rivendicazioni delle femministe, con la New Left americana soprattutto, c'era un certo afflato libertario, cioè c'era l'idea di voler superare a sinistra, una certa sinistra asfittica, chiusa nei suoi dogmi marxisti, eccetera, eccetera. E poi, nel momento in cui, però, con questa riduzione di tutto a libertà, a diritto, attraverso con l'organizzazione di queste minoranze, che ne hanno fatto delle minoranze, sì, ma tanto potenti da essere maggioranza dell'opinione pubblica, eccetera, la lotta per la libertà non è più quella. Si sposta da un'altra parte. Cioè, lotta per la libertà diventa la lotta di chi vuole poter dire che pensarla diversamente.
Cioè, sostanzialmente, se io sono, credo nel cattolicesimo tridentino, tu puoi non condividere, però non devi addirittura escludermi dal discorso pubblico, non darmi le opportunità che darti agli altri perché sono politicamente scorretto, perché secondo te sono sessista, che so, razzista, antisemita e via dicendo. Quindi la lotta per la libertà si sposta da un altro punto di vista, cioè quello è un po' tutti i movimenti politici e sociali seguono questa traiettoria, nascono come movimenti di liberazione, finiscono per diventare, e quindi la lotta per la libertà si svolge sempre fra poli estremi, e ogni epoca storica esige una risposta diversa, quindi non si può dire in astratto che lo Stato debba essere così piuttosto che così, che l'individuo debba essere così piuttosto che così, insomma, sono tutte cose che vanno verificate nella concretezza della storia e quindi nella politica che si fa quotidianamente e con sensibilità liberale, e bisogna vedere ogni volta dove c'è bisogno di creare nuovi spazi di libertà, perché questi spazi si stanno comprimendo. Questo lo aveva detto molto ben chiaro un filosofo italiano, Nicola Matteucci. Nicola Matteucci aveva scritto un libretto che poi è stato ripubblicato tante volte, Il liberalismo in un mondo in trasformazione, dove dice il liberalismo non può definirsi perché vive ridefinendosi, cioè qualcosa che si ridefinisce continuamente, e si definisce, e lui lo definiva una continua risposta a sfide, cioè le sfide che il potere, che le tendenze liberali ogni volta, e lo abbiamo visto pure col Covid, quando insomma lo Stato ha approfittato in qualche modo della epidemia, e con l'intento di proteggerci ha cercato di comprimere i nostri spazi di libertà. Quindi la libertà è qualcosa che non può essere definita astratto, quindi è qualcosa anche molto difficile, e che secondo me conosce molto di più e meglio il politico liberale che non il filosofo liberale, detto fra di noi, almeno il filosofo inteso nel senso del filosofo politico o del politologo, eccetera. E quindi questa è una prima risposta. Destra e sinistra, questa è una domanda interessante. Perché è una domanda interessante? Perché anche questo l'ho verificato storicamente. Cioè, io in questo momento, da liberale, non ho dubbi. Il liberale deve stare a destra in questo momento, perché la sinistra, insomma, non ha compiuto. Cioè, la sinistra è per il politicamente corretto, e abbiamo detto che il politicamente corretto persegue politiche liberali. La sinistra è per lo Stato protettivo, paternalista, lo Stato mamma, e non per l'individuo che attraverso il lavoro si auto-emancipa. Quindi la sinistra è per la cittadinanza, la destra no. Il giustizialismo e il garantismo, lo stesso. La sinistra giustizialista, perché vuole combattere, dice, il male, però con questo sopprime, non combatte né il male, ma sopprime gli spazi di libertà, la destra. Quindi, se io mi attengo a una cosa molto banale e semplice, il programma e le idee politiche della destra e quelle della sinistra, oggi, ammesso e non concesso che destra e sinistra abbiano ancora un valore, lo stesso valore che avevano un tempo, oggi il liberale, secondo me, non può non stare a destra, perché la sinistra ha sviluppato caratteri profondamente illiberali, che in parte ha sempre avuto geneticamente, ma pure, insomma, oggi sono diventati da una parte più pervasive e dall'altra
sono state completamente eliminate quelle correnti anarchico-libertarie, eccetera, che pure da minoranza hanno attraversato la storia, la tradizione storica della sinistra. Bene, siamo già a 20 minuti, giusto perché pure tu devi, ti ho beccato, diciamo, un momento in cui devi scrivere i tuoi articoli. E, poi, oggi, la politica di oggi, che la, la destra va al potere con una donna che già vediamo molto forte, molto, molto agguerrita, e una destra che si trascina presto anche tanti personaggi importanti che fino a poco fa, diciamo, erano un po' messi all'ombra, no? Con, cioè, anche se l'ultimo governo con Draghi c'era sia Salvini, forse, cioè, era un po' un calderone di personaggi, però adesso la destra è da sola al comando, e tu come la vedi? E come vedi l'opposizione di sinistra, che per il momento vediamo molto debole, ecco, l'opposizione di sinistra? Ma l'opposizione di sinistra è molto debole. E questo, insomma, non è un bene per la democrazia, forse nemmeno per la destra, perché la destra ha bisogno di un'opposizione credibile, perché anche per essere chiamata a rispettare fino in fondo gli impegni assunti con i cittadini. Io credo che il problema della destra in questo momento sia, ecco, forse qui viene fuori il mio, come posso dire, la mia anima politicante. Il problema adesso in questo momento sia quello di occupare spazi, soprattutto, perché in Italia, per motivi vari, anche quando ha governato la destra, eccetera, lo Stato profondo, l'amministrazione, la RAI, eccetera, sono rimasti in mano alla sinistra, e questo non rispetta i reali rapporti di forza nella società. E quindi questo è un problema serio, dove ogni seria riforma non può essere fatta, voluta dai cittadini, se poi questo, lo stato di mezzo, diciamo, risponde ad altre forze politiche. Quindi, quindi io, insomma, in questo momento non mi aspetterei dalla destra riforme palingenetiche, a parte che si ritratta di mettere in piedi un paese che è agli ultimi livelli di produttività da anni, eccetera, quindi non puoi essere palingenetico in queste situazioni. Però mi aspetterei che affronti sul serio questo problema, cioè non di creare egemonie, perché non è che noi dobbiamo sostituire un'egemonia nostra a quella della sinistra, assolutamente, ma di far sì che l'effettivo sentimento generale del paese sia rispettato in tutti, e questo è il significato più profondo, secondo me, del termine di sovranità popolare. E, insomma, se noi siamo una Repubblica fondata sulla sovranità popolare, dobbiamo, una Repubblica democratica, dobbiamo che far sì che non ci siano minoranze più forti delle altre, lobby, che decidano in maniera non corrispettiva al loro valore effettivo, alla loro rappresentatività effettiva a livello sociale. Bene, io ti ringrazio di questa intervista, perché se è troppo lunga, poi dopo i nostri ascoltatori non la aprono neanche, perché se è troppo lunga. Comunque, magari ci risentiremo per un altro aggiornamento man mano che vanno avanti delle cose politiche. Grazie, grazie. Dottico, ti ringrazio tanto e grazie. A presto, allora. Presto, grazie, presto. Ciao. Grazie. Ciao.